Un commento sulla direttiva sul copyright nell'epoca digitale. Prima cosa da dire è che non è ancora stata adottata, c'è stata una delibera, una decisione del Parlamento europeo, ma ci dovrà ancora essere un atto successivo che è atteso tra poco del Consiglio dell'Unione Europea. Ci possono essere sorprese, non sono probabili. Detto questo, il giudizio che si può dare è un giudizio che sconta molte difficoltà di comprensione degli effetti di una norma in un contesto tecnologico che si evolve molto velocemente. Ci sono due conflitti, di uno si parla, dell'altro non si parla. Il primo conflitto di cui si parla di meno è quello tra i titolari dei diritti d'autore, l'industria tradizionale dell'editoria e della musica e dei contenuti e tutti quanti noi che usiamo la rete per mettere a disposizione e condividere dei nostri contributi, dalla mamma che mette le foto del bambino all'accademico, a un appartenente a un gruppo, a una comunità. Questo è un conflitto perché sono state fatte delle regole pensando soltanto ai contenuti tradizionali. È come se, essendo stata fatta la prima ferrovia nel 1839 Napoli-Portici, le prime vetture all'inizio del Novecento, si fosse fatta nel 1930 una legge sulla strada che concerneva soltanto le ferrovie e non gli altri veicoli. Oggi sulla rete ci sono soprattutto questi contenuti del popolo della rete che siamo noi che vengono assolutamente trascurati e anzi non sono state adottate le regole fondamentali a beneficio di questa nuova creatività. La nuova creatività vuol dire i contenuti generati dagli utilizzatori, vuol dire l'uso didattico della rete per insegnare l'impiego non soltanto del testo come si è sempre fatto, ma anche del suono e delle immagini nell'apprendimento. Di tutto questo la direttiva non tiene conto e anzi cerca di soffocare questo aspetto. Questo è il primo conflitto, quello sottaciuto. Per quello che riguarda invece il conflitto di cui si è parlato tanto è quello tra le piattaforme e i contenuti. E lì si è detto Google, Amazon, Apple, Facebook contro i contenuti tradizionali. Questo conflitto è stato distorto nei suoi termini perché in realtà Google e le altre piattaforme sono uscite non come si dice perdenti, ma vincitori anche loro perché si è istituito un regime nel quale tutto ciò che viene uploadato sulle piattaforme deve essere soggetto a un filtraggio per individuare se questo è un contenuto coperto al diritto d'autore, allora deve essere buttato giù o se compatibile. Questo vuole dire che le piattaforme riusciranno, quelle grandi, a fare le cose senza particolari difficoltà, avranno anzi dei vantaggi perché le tecnologie Content ID, ad esempio nel caso di YouTube, le venderanno anche alle piattaforme piccole. Il risultato è che le grandi piattaforme e i fornitori dei contenuti sono i vincitori, chi sono quelli che perdono? Le piattaforme più piccole, i giornalisti che hanno attraverso l'articolo 15 perso delle prerogative a favore degli editori, i piccoli giornali e tutti quanti noi. Questo secondo conflitto è stato molto più discusso, ma in termini fondamentalmente mistificatori. Un'ultima riflessione, filtraggio. Filtraggio vuol dire che tutto quello che viene uploadato in rete è costantemente monitorato, non si sa dove finiscano questi dati. Io credo che il più grande tema contemporaneo sia quello del capitalismo di sorveglianza. Questa è una grande vittoria per il capitalismo di sorveglianza, una grande sconfitta per tutti noi. Tutti noi. E la politica questa? No, non credo che sia la politica, credo che sia la post-politica che è basata su cattiva informazione e decisioni deformate dagli interessi delle lobby, ma questo non è sorprendente,
È un peccato che capiti anche a livello europeo e questo avrebbe dovuto essere evitato.